non sappiamo niente di cosa succede dentro e fuori un posto a 50 metri dalle nostre noiose mattinate. Sappiamo solo che noi al concerto non potremo mai andare. A 13 anni da queste parti ancora non si usa. E poi costa molti più soldi di quanti potremmo mai averne. La mattina dopo impariamo dal giornale radio nazionale che Reggio Emilia è stata saccheggiata da orde di autoriduttori furibondi perché respinti all'uscio senza tanti complimenti. E allora ci dispiace più del giusto essere andati a letto presto anche stavolta, come sempre. Corriamo a vedere con ritardo prudentissimo le scritte sui muri, le vetrine sfondate, i segni delle molotov proprio lì dove ci fanno andare tutti i giorni. Yeah.